غابت لنا الشمس يا بن شعلان. Siamo nel territorio di Betlemme. La carovana oggi prevede di visitare i villaggi beduini nomadi. Cominciamo da quello di Al-Rashaida. Il villaggio è del territorio zona C, sotto controllo israeliano, però l'autorità palestinese 3 anni fa è riuscita a riabilitare la pompa e il serbatoio di pompaggio. Dal 92 le piogge sono molto diminuite e l'acqua è preziosa. Ci rechiamo presso una famiglia di nomadi provenienti da Gerico. La signora ci racconta che suo fratello, padre di 2 bambine, è stato arrestato, si era avvicinato troppo con il suo gregge a un campo israeliano. Ci richiamo presso altre famiglie per avere informazioni sulla nuova disposizione israeliana di trasferire altri 20 o 30.000 beduini. Israele ha bisogno di terre, gli servono altri 20.000 ettari. Dal 48 ad oggi i beduini profughi sono stati privati di circa 1 milione di ettari. Oggi ne rimangono soltanto ancora 100.000. احنا هاي عندنا الاسلام، هاي عندنا الاسلام، هاي عندنا لرئيس امريكا، لرئيس فرنسا، لرئيس بريطانيا، لرئيس كندا، لرئيس ايطاليا، لرئيس الصين، لرئيس الروس، هاي عندنا ممدوده للسلام، ممدوده للسلام. اذا اجى السلام نحن مسلمين ونسالم، واذا اجى الكفاح نحن جاهزين للانفجار. إذا جنحوا للسلام نحن مسلمين نشكر الله إن مسلمين، وإذا جنحوا للسلام نحن مسلمين، وإذا جنحوا للقتال نحن جاهزين للانفجار. L'autorità nazionale palestinese ci tiene che i beduini in questo villaggio rimangano a presidiare con le loro case il territorio. È riuscito con un accordo a far scavare 3 pozzi. Però la quantità d'acqua rimane fissa, al massimo si possono prelevare 1.000 metri cubi al giorno. Il padrone di casa ci offre del tè, è contento della nostra visita. Ci spostiamo al villaggio beduino di Al-Kahir, a sud di Hebron, sui monti, circondato da allevamenti di polli dei coloni israeliani. انت تكون من الفتاة اوكي صور اشرب المانجو قول كاس. Anche questo villaggio è in zona C. Sono 22 famiglie, 150 abitanti, tutti beduini. Sono qui già dal 1948. Ci accompagna Fez del Comitato Popolare di Al-Tuani. Incontriamo Aziz, un giovane ingegnere che risponde alle nostre domande nel merito dei pannelli solari installati sul tetto dell'accampamento.
Sono stati sfratti 2 anni fa da una ONG tedesca. Oggi così possiamo avere luce sia nella scuola elementare che anche nella scuola materna. In questo villaggio siamo orgogliosi perché ci sono 7 laureati tra noi, tra cui 2 donne, e ci sono anche 10 studenti che vanno all'università. È un vero record per un villaggio di beduini. شردوا الغنم طب احنا صرحوا بلا راعي شردوا Ci rimettiamo ancora in viaggio e andiamo al villaggio di Joret al Shama. È un villaggio abbarbicato sulla roccia. Le condizioni di vita sono veramente difficili, ma anche qua la prima cosa da fare è resistere. Lasciamo il pullman su in alto e scendiamo a piedi. Salam aleikum. السلام عليكم السلام عليكم Questi villaggi isolati sono sempre in conflitto con i coloni che li attaccano, che disturbano i bambini che cercano di andare a scuola. I trasporti sono sempre più difficili, sia quello dell'acqua, che poi deve essere pompata con il gruppo elettrogeno nelle taniche, nelle cisterne vicino alle case, sia il trasporto scolastico. I pozzi sono scavati nella viva roccia ed il lavoro manuale è sempre affidato ai ragazzi e alle ragazze. Fuori dalla piccola moschea si fanno le abluzioni per prepararsi alla preghiera. Quando risaliamo in cima alla collina, una camionetta dell'esercito ha già affiancato il nostro pullman. Ci tengono sotto il controllo, la nostra presenza lì non è gradita. Aspettano che tutti possiamo rientrare prima di allontanarsi. Se non siete guidati da un palestinese non troverete mai questi villaggi. Le strade infatti non portano nessuna segnaletica che indichi né i paesi né ovviamente i campi dei nomadi. Per Israele non esistono. Thank you.
القوف مش علاني من اتبلته هو اللي اتبلاني على القوف مش علاني.